Daniele, possiamo fidarci, la Roma è guarita? Per rientrare nella divisione di 32 con il Napoli, oppure state ancora cercando di capire cambia in base al risultato, quindi due partite. Il tuo stagionale arrivare tra le prime quattro, che è un po' rispetto alla Roma. Questo non vuol dire arrivare quarti, non vuol dire bisogna arrivare più. Quella secondo me la zona a cui la Roma deve ambire, l'ha fatta vedere l'anno scorso, e secondo me quest'anno ci sono le potenzialità per ripeterlo. Poi qualche cosa non ha funzionato nelle prime partite, ma siamo contenti che un pochino abbiamo investito la Roma. La sensazione è che abbiate trovato la Roma stasera, non so se è una sensazione giusta, se l'avete anche voi. Io ho avuto grosse sensazioni anche molto più sicuro, una squadra che esce da una crisi, ha fatto una partita solida. Quando so che voi pensate che giocare con questo girone è facilissimo, ma possiamo dire che era facile giocare anche col Chievo, col Bologna, e così non è. Secondo me abbiamo fatto una buona partita lì, che ci ha dato un po' di incertezza in più, e poi è uscita fuori secondo me anche una buona dose di personalità e sangue freddo in una partita come il derby. Ogni tanto si perde la divisione, noi siamo stati concreti, seri, intensi e anche lucidi quando abbiamo giocato, anche tranne qualche volta negli ultimi 16 metri potevamo fare secondo me raddoppio molto prima. In vista poi della partita di Champions League c'è qualche certezza in più di tentare in qualche modo anche di replicare Certezze si acquisiscono col tempo, è un percorso lungo, è un percorso che però è fatto di step come quello di oggi, sono partite così delicate, che finiscono con una vittoria che vedono come protagonisti i giocatori che magari erano un po' criticati, detto prima, fa bene anche al morale del gruppo, almeno a me fa particolarmente piacere vedere che oggi Silvio Lorenzo, che è un ragazzo che era stato un po' criticato, o Alex Corano, perché intanto anche lui ha subito qualche critica nell'inizio della stagione dopo un campionato clamoroso l'anno scorso e soprattutto giocando oggi con una frattura al piede, non contusione, frattura. Quindi questa è una squadra formata da calciatori forti ma anche da uomini forti e ogni tanto mi prendo il diritto di venire qui a ricordarlo a tutti quanti. Tu come stai? Il ginocchio? Ma io ho un po' di acciacchi da vecchio e c'era. È un problema che ho da tanto tempo, lo gestisco, non faccio particolarmente fatica, c'era bisogno di stringere un po' i denti, non oggi in particolare, ma in tutto questo periodo e abbiamo fatto tante partite consecutive, e sono contento, sto bene moralmente, il ginocchio magari adesso nelle prossime giornate vedremo come farlo riposare bene. Grazie. Complimenti. Davide, vittoria importante, emozione di questo primo derby? L'emozione è grandissima, perché non è semplicemente un derby vinto, ma è una città che ha vinto, diciamo. Quindi sono veramente contento, perché non stavamo attraversando un periodo bellissimo, la vittoria col Pordenone non ci aveva tolto totalmente dalla crisi e quindi questa partita è stata una rivincita, diciamo, quindi siamo tutti contenti e niente, però già da martedì c'è un'altra partita, quindi sì, godiamoci questa vittoria, però c'è ancora tanto da fare. Davide, questa partita è la svolta questa? Certo, il derby può essere una partita della svolta, poi dipende da noi, perché bisogna affrontare tutte le partite con questa mentalità, con questa voglia, e sappiamo di essere forti quando giochiamo tutti insieme e oggi l'abbiamo fatto e se l'abbiamo fatto oggi possiamo farlo sempre. Davide, ormai sono... Sempre, magari soprattutto a te, eri stato accorto da un sacco di critiche, no? Una partita così la sognavi, l'aspettavi, è la prestazione che ti serve per convincere l'ambiente? Ma per me è un sogno giocare il primo derby da titolare dopo la stagione precedente. Per me non è stata una stagione positiva e ne sono consapevole, però sono venuto qua, tanta gente magari mi ha fatto insulti, però io non ho mai detto niente a nessuno, sono arrivato qua lavorando, lavorato duro dal ritiro e
niente, adesso sto provando a dare il massimo, il mio contributo per la squadra. Davide, ormai sono 9 anni che sei presente sulla scena, hai anche vinto paradossalmente più di altri compagni più grandi di te, ma si parla tanto di un Sant'Ondo che deve ancora trovare la consacrazione. Tu ti senti una sorta di senatore, di giocatore confermato, o pensi di poter ancora migliorare dopo tanti anni? Ma io penso che si possa sempre migliorare, anche se uno raggiunto, diciamo, uno non raggiunge mai il livello massimo, può migliorare anche all'età di 35 anni, 36 anni, si può sempre migliorare. E io sono un Sant'On che adesso sto bene fisicamente, però ho tanta strada anche da fare ancora, non ho fatto ancora niente, ho fatto 2 partite fatte bene con i miei compagni, però c'è ancora tanto da fare, perché sicuramente in futuro le partite brutte possono arrivare di nuovo, però bisogna sempre reagire e cercare sempre di dare il massimo. Grazie. Grazie.